Che esercizio qua? Barcellona-Inter 3-3, siamo quasi passati agli ottavi e tu a casa, Juventino e Milanista in me. Tu si pigli di gusto, stasera, fate pagare, vincemmo pure la partita. Ricevete, va ben vicino, tu pareggi una vittoria. Mamma mia, come tu? È finita! Andate a fanculo! È finita! L'Inter porta a casa Xavi! Suca, suca! Suca, suca, suca! Suca, 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 Piqué! Suca, Busquets in panchina! Suca! Suca, suca! Suca! Sucate tutti! Stasera i miei ragazzi mi hanno regalato una gioia immensa. Si sono battuti con onore! Con onore! Fino all'ultimo secondo della gara! Hanno dato tutto. Nel calcio ci vuole anima. Nel calcio ci vuole anche quella, eh. Noi parliamo spesso di tattica, di gioco, di qualità, di tecnica, no? Ma ci vuole anche anima. Anima. Chi non salta è catalano, chi non salta è catalano, chi non salta è catalano. Xavi, attaccati a sti zevedei. Xavi, vieni qua, vieni, Xavi, Xavi, vieni qua, fammi vedere se è vero o sto sognando, fammi vedere se è vero o sto sognando, fammi vedere una cosa, posso controllare un attimo una cosa, fammi vedere una cosa. Ah. 11 animali, va bene così ragazzi, a ha certo detto punto. che Aslani, bastardo, non deve mai più giocare, Aslani non deve mai più mettere i piedi in campo, ma non me ne frega un cazzo di Aslani che non è neanche un pelo del cazzo di questi 11 ragazzi, 11 animali con un carattere da gigante, una grande Inter, quello che ci auspicavamo tutti, 11 animali, erano tutti davanti alla televisione a gufare, a farci pronti per farci il funerale, prendetevelo nel culo insieme a quel nano di Savi, ok? Allora, Xavi l'ha presa nel culo, Xavi l'ha presa nel culo, Xavi l'ha presa nel culo con tutti i catalani. Nel culo l'avete presa. La più bella sofferenza, ragazzi, la più bella sofferenza che c'è. Esci dal campo noi e potevamo farne 4, 5, 6, 7 di gol. Un peccato, però va bene così. Passiamo perché questi sono no antipatici, sono super antipatici. Dall'inizio mi sono stati sui coglioni dall'inizio. Ragazzi, io da oggi in poi tifo Real Madrid in Spagna, tifo Real Madrid, non li posso vedere a questi qua. Il Camp Nou sarà una bolgia, un vulcano. No, di un gol non mi accontento. Vinceremo 4, 5, 7 a 0. Oh, bello. Tu stai parlando con l'Internazionale di Milano. Bello, Xavi. Xavi. Non mi aspettavo che oggi l'Inter andava a prendersi il punto a Barcellona. Quindi vi faccio i miei complimenti. Però non vi montate la testa. È sempre Inter merda, vi dirò, per tutta la vita. Io veramente non ho più le forze necessarie per poter commentare questa partita. Io non ho le forze necessarie per essere lucido e commentare questo 3-3 che è stato a Cardiopalma. Io veramente. Le merdi azzurre per poco non vincevano, Maronno, per poco non vincevate, merdi azzurre. Il circo Inter riesce a pareggiare a culo che avete giocato solamente di rimessa, palla avanti, Lautaro e quelle le azioni che sapete fare. A culo riescono a pareggiare un 3-3 contro un Barcellona più scarso della storia. Questo è stato il Barcellona più scarso della storia. Mai visto un Barcellona così scarso? È un incubo, raga, un incubo, cazzo. Ci mancava anche il pareggio dell'Inter oggi per finire questa Champions, proprio questa settimana di Champions in bellezza. Guardate, per loro è un risultatone, raga, perché rimane in vantaggio con gli scontri diretti e adesso se non fanno cazzate passano anche il turno. Adesso al nanetto, te Barcellona, te Barcellona, te Barcellona, te Barcellona, te Barcellona. Siamo l'Inter. Ti ricordi 2010? Stella? Salute a tutti gli interisti. No, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. A me su morte. Mi su morte.
Sono morto, Stella. Grazie, Inter. È tornata la mia Inter. Grazie, Inter. Ciao, Stella. Non ce la faccio più. Non ce la... Oh, ora vado al cesso anche. Ciao, Stella. Una partita di livello alto. 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 Tutti. No, 3-4-0 in Barcellona. La stavamo vincendo. Aslani, che è pure amico mio. Aslani, la dovevi passare là. Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Siamo ritornati, ripeto, quest'anno manco le briciole, perché comunque io non mi sento ragliare. Ma per chiudere in bellezza, così, così. Alla Madrid. Buonanotte a tutti, sono contento.